Il The Siberian Times ha riportato che un gruppo di scienziati dell'Università Federale Nord-Orientale della Russia, in collaborazione con SOOAM Biotech Research Foundation sudcoreana, sta aprendo il primo laboratorio di ricerca nella città di Yakutsk per clonare animali ormai estinti. Il laboratorio, che costerà 5,9 milioni di dollari, punterà a studiare gli animali estinti dalle cellule viventi, principalmente per riportare in vita creature come i mammut, i rinoceronti lanosi, i leoni delle caverne ed alcune razze di cavalli ormai scomparse. I laboratori di clonazione di tutto il mondo metteranno a disposizione le loro ricerche agli scienziati russi che stanno già lavorando con specialisti sudcoreani. La dottoressa Lena Grigorieva, che ha elaborato i piani per il laboratorio, ha dichiarato: «Non esiste un materiale così unico in nessun'altra parte del mondo. Studiamo non solo gli animali del Pleistocene, ma anche la storia degli insediamenti del nord-est della Russia. I gruppi etnici del nord hanno una struttura genetica antica e unica. Tali studi aiuteranno nello studio di malattie genetiche rare, nella loro diagnosi e prevenzione. Dovete sapere che circa l'80% dei campioni di tessuti molli di animali estinti provenienti dal Pleistocene e dall'Olocene sono stati disotterrati nell'area di ricerca. Nonostante il progetto sia ambizioso, è davvero difficile da realizzare, visto che il DNA col tempo si degrada. Riuscirà quindi questo laboratorio di ricerca a creare un vero e proprio Jurassic Park?